Io volevo solamente dire due parole, non interventi lunghissimi. Prendo spunto dall'ultimo intervento, quello di Achille Cenna, a proposito di partito autorevole. Perché partito unito può avere anche un limite, perché il partito può avere al suo interno dinamiche differenti, può avere al suo interno un partito deve avere delle anime diverse che dialoghino tra loro, ma un partito non può stare in perenne congresso. Cioè noi da quando abbiamo eletto Raffaele Vitali non abbiamo avuto quasi mai un partito che in maniera autorevole, più che unico, un partito autorevole che andasse a interfacciarsi con i territori da un lato e con la filiera istituzionale dall'altro. In che senso? Andiamo sui territori, dobbiamo andare a vedere nel singolo circolo chi sta con chi e da chi bisogna andare e con chi bisogna parlare. E questo indebolisce il lavoro di tutti i segretari di circolo, qua ne vedo tanti, che non riescono ad avere il supporto del consigliere regionale, del parlamentare o del segretario provinciale, che deve essere segretario non pro tempore o segretario facente funzioni così come qualcuno ha voluto dire, ma il segretario autorevole che Raffaele può esprimere, perché Raffaele ha avuto delle difficoltà e dei problemi soltanto nel momento in cui ha avuto questi momenti di confronto durissimo che hanno portato a tentativi di sfiducia che sono stati ampiamente superati e che ora dovrebbero portarlo a lavorare per il bene del partito. Stessa difficoltà che abbiamo noi quando dobbiamo interfacciarsi con il governo e quando devono venire a mettere le mani su Caserta cominciano ad avere qualche fibrillazione. Per intenderci, se noi vogliamo organizzare una festa dell'unità, cosa che dobbiamo fare, che abbiamo rinviato sempre per le stesse problematiche, e andiamo a chiedere a qualcuno di intervenire, vanno a Benevento, vanno ad Avellino, vanno a Napoli, quando si arriva a Caserta, sì, ma qual è la situazione di Caserta? Si spaventano tutti a venire su Caserta perché Caserta presenta sempre un quadro di costante fibrillazione. E allora il partito è autorevole, adesso può farlo perché ha una delega, noi gli abbiamo dato una delega in bianco, penso che gli abbiamo dato la possibilità di fare una segreteria, di fare un lavoro che deve portarci a vincere le amministrative, perché noi abbiamo, l'hanno detto già tutti, un punto importante, un esame importante che è quello delle amministrative. Ora in politica nessuno spazio resta vuoto, io voglio solo sottolineare questo. E il partito, non l'ho detto certamente io, ma l'hanno detto autorevoli esponenti, è la democrazia che si organizza. Ora, se è vero che il partito non deve essere autoreferenziale e deve aprirsi ai movimenti civici, questo però non significa che il partito deve delegare la scelta ai movimenti civici. Cioè il partito e il Partito Democratico provinciale, ma anche il Partito Democratico in tutti i territori che vanno al voto, ha l'autorevolezza per guidare il processo. Noi dobbiamo guidare il processo, dobbiamo stabilire il perimetro delle alleanze e dobbiamo renderci protagonisti nelle elezioni amministrative, ovviamente senza essere autoreferenziali, aprendoci alle forze più innovative, alle forze più pulite del civismo, ma il governo deve rimanere nelle mani del Partito Democratico. Lì dove il Partito Democratico abdica questa funzione, arriveranno i movimenti civici che saranno solamente, secondo me, cartelli elettorali che nascono solamente per una stagione e per la vittoria delle elezioni, ma avrà perso la politica e avrà perso soprattutto il Partito Democratico. Noi lo possiamo condurre il governo, lo possiamo condurre a Caserta, lo possiamo condurre a Santa Maria Capovetra, a Sessa Oruca, in tutti i centri grandi ma anche in quelli piccoli. Per cui il Partito Democratico sarà il protagonista assoluto dell'apertura al civismo, dell'apertura a tutti i movimenti, ma che devono essere seduti al tavolo del centro-sinistra e al tavolo soprattutto del Partito Democratico. Raffaele, questo te lo chiedo, non deleghiamo e non lasciamo spazio ad altri, perché noi abbiamo tutte le energie per poterlo fare. Grazie.